Ragazzi, bentornati in un nuovo video. Oggi andremo a fare un unboxing di un pacco che mi è arrivato l'altro ieri e sfrutteremo questa bellissima giornata di ottobre, quasi tropicale, e lo faremo all'aperto. Tutto questo dopo la sigla. Stupendo ragazzi, stavo per dire nel video che con questo nuovo aggiornamento 2024.32.7, ma in realtà anche da quelli precedenti, stavo notando che erano diminuiti tantissimo segnali fantasma dei tergicristalli, quindi non partivano più. Non mi crederete, lo stavo per dire, stavo fermo a un semaforo e sono partiti a buffo i tergicristalli, quindi stupendo, smentito subito. Però comunque seriamente, a parte scherzi, sono diminuiti tantissimo. Cioè prima davvero erano proprio fastidiosi, sia in qualsiasi condizione, notte, giorno, sole, pioggia, anzi pioggia diciamo che non neanche partivano certe volte, dovevi un po' tu sollecitare, stimolare con un'altra Model Y. E adesso andiamo ad unboxare il pacco che ci è arrivato. Allora, questo è il pacco che ci hanno mandato gli amici di EV Base. E diciamo che i nostri amici della dogana hanno voluto anche vedere cosa ci fosse dentro, pensavano forse ci fosse una bomba. Adesso andiamo ad aprire, vediamo cosa ci hanno mandato. Allora, come vedete, packaging è davvero ben fatto, sono proprio incartati alla perfezione. I più attenti già dalla parte esterna avranno capito cosa c'è al suo interno. Sono le nuove coperture per i cerchi, andremo a sostituire quelle che avevo perché, come possiamo notare, nell'arco di quest'estate hanno fatto il loro dovere, è giunta l'ora di salutarle. Allora, ecco cosa c'è all'interno della scatola. Queste sono le nuove coperture per i cerchi che ho ricevuto e adesso andrò a metterci le guarnizioni tutte quante intorno, perché così almeno andranno a proteggere i cerchi che sono sotto, quindi non si andranno a graffiare. Il packaging è davvero molto 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 curato, cioè addirittura una protezione in gomma dietro per gli incastri che andranno sulla ruota. Adesso la santa pazienza, andrò ad applicare lungo tutto il perimetro la guarnizione gommosa. Santa pazienza che non ho. Queste guarnizioni hanno il biadesivo, sono semplicissimi da mettere. Guarnizione gommosa messa, siamo pronti per applicarli. Adesso ovviamente faremo questa cosa per 4, così si presenta finito e andiamo subito a montarlo. Prenderemo questa ruota come riferimento, tanto ovviamente le operazioni da fare sono le stesse per tutte e 4 le ruote. Sono munito di attrezzatura professionale, quindi guanti, quelli per lavare i piatti più che altro, così non mi sporco. Lempare rapido e indolore. Siamo pronti per applicare la nuova copertura. Prima cosa, guardiamo sempre dove c'è la parte della camera d'aria. Ci siamo. Adesso dei bei colpetti ben assestati. Perfetto. Allora, questo è il primo risultato
del copricerchio che ho montato, e adesso andrò a fare le medesime operazioni per tutto il resto e poi vedremo il risultato finale. Allora, questo, ragazzi, è il risultato finale. Devo dire che ovviamente sono montate tutta un'altra storia. Quando vedete le foto, sì, dici bello il modello, però montate, devo dire che fanno proprio una bellissima figura, molto molto belle. Tempo di montaggio davvero 4 minuti, cioè una volta fatta la prima volta la prima ruota è davvero molto molto semplice. Devo dire che ci sta tutto questo glow up, anche perché l'altra l'avevo distrutte. Diciamo che questi copricerchi, la cosa bella è che ovviamente proteggono il cerchio sotto e ci consentono comunque di, una volta graffiata la copertura, di, con una spesa davvero quasi irrisoria, di cambiarlo e avere proprio tutta un'altra fisionomia. Guardate che belle. Sono davvero molto molto soddisfatto. Guardate qui che spettacolo, ragazzi, vicino dove stavo registrando il video c'è un parco con tutti i pannelli solari, davvero molto molto ampio fino a giù. Qua magari se avevamo il drone era meglio, però questo è proprio un appezzamento di terra che prima sicuramente veniva utilizzato per l'agricoltura, che adesso è stato trasformato per produrre energia rinnovabile. Ragazzi, che dire, io spero che questo video vi sia stato utile per poter scegliere una nuova cover per i vostri cerchi, anche per dare un piccolo rinnovo ogni tanto, che non fa mai male. L'applicazione è davvero semplicissima e soprattutto velocissima. Ci ho messo davvero, penso, per tutte e quattro le gomme, comprese le guarnizioni, 10 minuti, a dire tanto. In descrizione vi lascio i link con il sito da dove ho preso queste cover, EVBase, in italiano EVBase, e con il codice Nongio avrete ovviamente il 20% di sconto. Mica male! Ragazzi, io vi saluto, il video è terminato. Vi lascio nelle schede finali la playlist, tutti i video che ho fatto in America, a Los Angeles, e con la prova del Cybertruck. E se volete aiutarmi a supportare il canale, lo sapete cosa dovete fare: iscrizione e like al canale. Ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Ciao!